partiamo dalla Valenza giocata. Innanzitutto abbiamo vissuto il derby di Calabria, Reggio contro Catanzaro. Poteva andare sicuramente meglio per questa Reder. Penso proprio di sì. La partita era stata preparata bene, però alla lunga non siamo riusciti a spuntarla. Abbiamo commesso degli errori. Speriamo per il proseguo del campionato di rimediare. Un connubio che continua, Pallacanestro e Rete Energia, un sito nuovo, tante attività di comunicazione e di sponsorizzazione verso un marchio che alla fine sta facendo veramente tanto per questa squadra. Perché vi si è avvicinati a questa Pallacanestro? Questo è un progetto che noi abbiamo sposato con il signor Di Bernardo da 2 anni, diciamo, alcuni risultati già li abbiamo avuti, vincendo un campionato di Serie C2, abbiamo fatto l'anno scorso un ottimo campionato e quest'anno abbiamo fatto degli investimenti diversi rispetto all'anno scorso, puntando molto su un gruppo per creare, diciamo, una struttura. Il nostro obiettivo è quello di arrivare in Serie B, inutile nasconderlo. Quest'anno speriamo di arrivare nelle prime 5 e cercare di giocarcela insieme alle altre. L'obiettivo è questo. Quest'anno si sta lavorando molto sul gruppo e su delle persone esperte come Grasso e Zampogna. Ancora, diciamo, i risultati non si stanno vedendo, però durante gli allenamenti, durante la settimana stanno lavorando molto i ragazzi. Però purtroppo la domenica non si riesce ad esprimere tutto quello che fanno durante la settimana. Diciamo che alla lunga chi lavora, i risultati dovrebbero venire. E speriamo per il proseguo del campionato che i risultati arrivano. Uno schema di coach d'arrigo si chiama Energia, probabilmente per fare anche qui un buon duo col main sponsor di questa squadra, sperando che porti bene per il futuro, verso un legame davvero importante. Sì, io penso, diciamo, vediamo che nella provincia di Reggio Calabria, nel mondo cestistico, si è creato un vuoto. Io penso in modo moderato che la Serie B la potremmo affrontare benissimo. Gli obiettivi sono questi, non lo so quando ci arriveremo, però gli obiettivi sono questi. Si sta lavorando insieme, in sinergia con Di Bernardo, pure per la gestione del Botteghelle, perciò dicendo questo sto dicendo un po' tutto. Botteghelle, dove probabilmente ci vorrebbe un bel restyling di carattere fotovoltaico, diciamo così, tra virgolette, o no? Non solo, diciamo, la struttura si presenta, diciamo, discretamente, però, diciamo, il restyling ci vorrebbe piano piano, se il rapporto continua piano piano, insomma, ci aiuteremo uno, a vicenda. Progetti per il futuro? Alla Botteghelle nel lungo periodo, nel breve periodo la Serie B, o no? Come ho detto prima, il CUS Messina, diciamo, secondo me è una squadra che dovrebbe camminare un campionato a sé, perché ha fatto degli investimenti, penso, triplicati rispetto ai nostri. Noi abbiamo cercato di costruire una squadra investendo con l'acquisizione di alcuni giocatori e per essere proprietari dei giocatori, mentre l'anno scorso abbiamo fatto un discorso ben diverso. E poi ci sono sia Grasso e Zampogna che noi stiamo puntando molto, perché sono, diciamo, due atleti, diciamo, non devo dirlo io, diciamo, con esperienze in serie superiori, sono delle persone al di fuori della pallacanestro, sono ragazzi, io li ho conosciuti, diciamo, da poco tempo, sono dei ragazzi seri e speriamo che dietro di loro, ecco, si crea un bel gruppo per poter arrivare a questa Serie B.